19 gol e nessun pareggio in questo pomeriggio della dodicesima del campionato di Serie A. Vince il Cagliari 2-0 sulla Samp, quarta vittoria consecutiva. Le proteste qui sono di Cassano, che voleva un calcio di rigore non concesso all'arbitro Gervasoni. Qui la gran parata di Castellatti sulla conclusione di Conti, poi la conclusione di Mannini con Marchetti che riesce a bloccare il pallone. Partita bella, vivace, con il Cagliari che trova ancora una possibilità con il cross di Agostini dalla direzione di Matri, ma si rimane bloccati sullo 0-0. Insiste ancora la squadra di Allegri, la conclusione di Agostini nel secondo tempo, il gol che sblocca il punteggio di Daniele Conti, che trova il primo gol in questo campionato. Il 40° minuto con la Samp che era in 10 già dalla fine del primo tempo per espulsione Stankevicius, poi arriva il gol che chiude la partita, quello di Matri, assist di Larry Bay. Il Milan adesso è da solo al terzo posto in classifica grazie alla vittoria in casa della Lazio per 2-1. La prima opportunità è per Zarate, nessun problema per Dida, poi l'assist di Pirlo su punizione, primo gol in campionato per Thiago Silva al 21°, sblocca il punteggio all'Olimpico il difensore brasiliano. 1-0 Milan. Milan che gioca benissimo nel primo tempo, trova anche lo splendido secondo gol con Pato, assistito da Ronaldinho per Pato. È il gol numero 5 in campionato. Ancora Milan con questa punizione in diretta in area di rigore, la conclusione di Seedorf termina sul fondo. Nel secondo tempo, un po' come era accaduto al San Paolo, il Milan soffre, la Lazio ci prova con Zarate e poi arriva lo sfortunato autogol di Thiago Silva, protagonista nel bene e nel male oggi all'Olimpico, il difensore del Milan, non particolarmente fortunato qui. La Lazio prova a trovare il pareggio, è sempre Zarate la risposta di Dida. Lazio che continua a spingere ininterrottamente nella ripresa, il cross di McNee, qui Rocchi prova l'impatto con il pallone ma non trova la precisione. Pallone che termina sul fondo, in contropiede si fa pericoloso il Milan, la conclusione a giro di Pato, che leva il calcio d'angolo, non viene concesso. Pato poi gran sinistro, grandissima risposta di Muslera in pieno recupero, vince il Milan per 2-1. Vince anche la Fiorentina che adesso aggancia al quarto posto la Sampdoria, all'inizio rischia l'Udinese con questo tentativo di autogol di Basta, fortunato in questo caso il difensore dell'Udinese, colpisce la traversa, poi Giratino trova Handanovic. Udinese che ci prova con la gran conclusione dalla distanza di Lodi, terminata sul fondo dopo la deviazione di Fre. Nel primo tempo ancora Fiorentina in avanti con Gilardino, anticipato da Handanovic, poi la conclusione sporca fa partire il contropiede dell'Udinese con Lodi che lancia per Pepe, la sovrapposizione di Di Natale, arriva al limite di Di Natale, prova con il destro, viene chiuso da Natali. Ancora Fiorentina nel finale del primo tempo, pallone messo in mezzo sempre per Gilardino che non trova l'impatto con il pallone. Nel secondo tempo si fa vedere l'Udinese con questa conclusione al volo di Lodi, il piede migliore il sinistro e qui si vede. Poi arriva la conclusione di Vargas, deviata da Pasquale e c'è l'autogol sul tiro tagliato di Vargas. Fiorentina che sblocca il punteggio al 39° e vince la partita. Succede di tutto a Genova, dopo un minuto, poco più, arriva il vantaggio di Crespo dopo il palo colpito da Palacio. Domina il Genoa, la conclusione di Palacio, non trattiene Curci, ancora Crespo trova il quarto gol nel campionato, attaccante argentino del Genoa. Ci prova il Siena con l'iniziativa da parte di Ghezzal, che trova il pallonetto, ma colpisce malissimo il pallone. Poi ancora Palacio mette dentro e Palladino realizza il gol del 3-0, punteggio con il quale si va all'intervallo, sembra tutto facile per il Genoa, invece il Siena trova prima questa conclusione di Vergassola, respinta da Scarpi, si arrabbia Gasperini, capisce che non bisogna mollare, non molla infatti il Siena e trova il gol dell'1-3 con Paolucci, primo gol in campionato per l'attaccante del Siena. E poi arriva anche il 2-3 con questo gran sinistro di Maccarone, si riapre la partita a pochi minuti dal termine e invece poi blocca riservito da Milanetto in sospetta posizione di fuorigioco, trova il gol che chiude il match tra le proteste dei giocatori del Siena. Vince il Genoa 4-2. Vince anche il Parma 2-0, la punizione di Bogino fu di stampa sul palo al 25° minuto. Il Parma trova il
primo gol al 40° con Zaccardo, secondo gol in campionato, il sinistro Zaccardo riesce a battere Sorrentino. Poi il Parma insiste nel secondo tempo con Galloppa, il suo sinistro termina alto, poi guardate cosa succede, colpo di testa di Abruscato, traversa, parte immediatamente il contropiede del Parma che fa con Lanzafame, appena entrato in campo riesce a trovare il gol del 2-0 che chiude il match. Torna la vittoria il Bologna e lo fa contro il Palermo per 3-1, qui Di Baio nel primo tempo non trova l'impatto con il pallone, va con il piede sbagliato, poteva andare con il sinistro, non trova il gol il Bologna, non lo trova neppure il Palermo, questa gran conclusione di Miccoli che sfiora il palo. Poi nel finale del primo tempo due errori difensivi, il primo del Palermo, Migliaccio e Kier si fanno battere da Di Baio, poi arriva Zalaceta per il gol dell'1-0, subito dopo errore della difesa del Bologna e Kier trova il pareggio. Peggio con il quale si va all'intervallo. Nel secondo tempo Zalaceta trova il gol del 2-1 per il Bologna, protestano i giocatori del Palermo, poi in contropiede guardate il pasticcio, prima di Kier, Di Baio calcia, Kier gli restituisce il pallone, poi Sirigu si fa battere da posizione angolata da Di Baio, 3-1 per il Bologna. Fine vince ed è in zona alta della classifica, il Bari sempre più sorprendente, decide il gol di Allegretti, poi guardate la gran conclusione di destro di Almiron che colpisce la traversa, un Bari sempre più sorprendente, la squadra allenata da Ventura adesso è al nono posto a 3 punti dalla zona Champions League.